posso andare su Praja a fare la missione lealtà di Jack. Ecco qua. Avevo dimenticato quanto odio questo posto. Vedi la zona d'atterraggio? Deve essere sul tetto o la vegetazione la ricoprirebbe nel giro di qualche ora. Shepard, rilevo tracce termiche dappertutto, tranne nella tua zona d'atterraggio. Qualcosa disturba i sensori. Questa era una struttura segreta di Cerberus. Sì, costruiscono attrezzature resistenti. Stronzi. Shepard, è stato un errore tornare qui. Calmati, andrà tutto bene. Sto bene. Ok, mettiamoci al lavoro. Olè, allora, ricordo questa missione in realtà, però io comunque do un'occhiata in giro perché si sa mai che dimentichi cosa. Raggiungiamo la mia cella e piazziamo la bomba. Voglio veder Ok. bruciare questo posto. Dicevo, si sa mai che dimentico cose. Ok, avevo dimenticato cose, non lo so, magari trovo cose che prima non avevo trovato, insomma, a me piace poi perlustrare le zone. Allora, vediamo se si rompe. Si buca e basta. Non avevo mai visto questa stanza. Credo abbiano portato nuovi bambini in questi container. Erano stravolti e affamati, ma vivi. Di solito. Allora, qui si va avanti? No. Qui ci sono dei crediti. Stanza numero 2. L'uomo misterioso ha richiesto altri diari delle operazioni. Inizia a essere sospettoso. Quando avremo i risultati non gli interesserà come li abbiamo ottenuti. Ma se sapesse, Non lo scoprirà. L'uomo misterioso ha richiesto altri diari delle operazioni. Inizia a essere sospettoso. Quando avremo i risultati non gli interesserà come li abbiamo ottenuti. Ma se sapesse, ah, ok, non si lo scoprirà. ripete. L'uomo misterioso ha Ah, si richiesto altri ripete. diari. Spegni, va. Sembra che in questa struttura abbiano smesso di seguire gli ordini. Ti piacerebbe che fosse così, vero? Lui non ha detto cosa nascondevano all'uomo misterioso. Io ho scelto loro due per loro. E anche perché fa ridere avere loro due in squadra. Ricordo di essere fuggita da questa stanza. Qui ho combattuto. Ho visto la luce del sole filtrare tra le crepe nel soffitto. Tra me e la libertà c'era solo una guardia mezza morta. Implorava pietà. Vedi, vedi? Vedi che serve esplorare? Vi sento, eh? Ma che vi spedisco? Vi spedisco uno, vi spedisco due. Cazzo, quanti? Scappa finché puoi. Cosa succede? L'ha risucchiato il pavimento. Sembra un'arena. Esatto, qui si tenevano dei combattimenti. Mi mettevano contro altri ragazzini. Mi piaceva un sacco. Era l'unico momento in cui mi facevano uscire dalla cella. Che Cosa stavano studiando? sia dannata, se lo so. Forse era quello che li divertiva tanto. Non ho mai capito nulla di cosa succedeva qui. Ho Quanto spesso lo facevano? passato tutta la vita in una cella. A volte mi trascinavano fuori e mi costringevano a combattere. Mi davano delle droghe, altre cose. Il tempo scorre in modo strano quando sei in cella. Sono morti altri bambini in questi combattimenti? Ero solo una bambina imbottita di droga. Quando esitavo mi beccavo una scarica elettrica. Quando reagivo le mie vene venivano inondate di narcotici. Davvero venivi premiata quando attaccavi?
Quando combatto provo ancora una sensazione di piacere. Cosa passava per la testa di queste persone? Non lo so, ormai non ha più importanza. Muoviamoci. Sì, certo. Ma non dimentico niente. No. Stanza numero 3. Crediti. Qui non si vede nulla. Posso proseguire. Registro, porta. Ovviamente il registro per primo. Ufficiale di sicurezza Zemkel, impianto di Telte. I soggetti sono usciti dalle celle. Stanno facendo a pezzi la struttura. Il soggetto zero finirà per scappare. Richiedo il permesso di terminarli. Ripeto, richiedo il permesso di terminarli. Tutti i soggetti tranne zero sono sacrificabili. Jack deve restare in vita. Ricevuto. Inizierò la... Qualcosa non va. Sono evasa quando le mie guardie sono scomparse. Ho dato inizio io alla rivolta. Potrebbero essere successe cose che ignori. Gli altri bambini mi hanno attaccata. Le guardie mi hanno attaccata. I sistemi automatici mi hanno attaccata. Non lascia molto spazio all'interpretazione. Questo posto dovrebbe essere deserto. Chi diavolo ha sparato a quel Warren? È successo da poco. Allora, qui si può scendere. E si può andare anche di là. Che si fa? Ah, aspetta, c'è anche una porta. Oh, vedi? I segreti. Una stanzettina, però. Allora, qui è da dove sono arrivato, giusto? Sì. La porta l'ho aperta. Ok, bisogna continuare qua. Qua sotto. Niente. Qua secondo me si comincia a muovere le mani. Guarda un po'. No, non ancora. Vedi. Prova un'arma da tu. Ci siamo, viene verso di noi. Attenzione. Fate voi? Faccio io. Prendilo, prendo io. Pure meno. Ah, è morta, ups. Oddio. Vabbè. Vieni qua tu. Oh, che cazzo. Dov'è finito quello che volava? Allora, tanto di là devo passarci perché voglio esplorare un po' di cose. Lo so, t'ho visto. Ma tu non fai niente? Stai lì? Ah, c'è un albero, non posso. Avevi un po' rotto le palle. Perché gli serviva un dormitorio? Questa era una piccola struttura. Qui sono morti molti bambini. Anche allora facevano parte dell'esperimento. Stronzate. Io ho passato il peggio e ne sono uscita viva. Allora, altri crediti, spariamo così, tanto per sprecare munizioni. No, troppo, troppo. Oh. È strano essere tornata qui. Mi sento arrabbiata. Sono una pazza pericolosa, ma mi sento anche tornata bambina. Merda, è complicato. Andiamo a piazzare quella bomba. Ecco, facciamo così. Qua piove di brutto.
Qua arrivano i Varren. Guarda come me lo ricordo bene. Nemici davanti! No, non me lo ricordo. Ecco che servito. Prego! Nemico a terra! Ok, questo è meglio. Poi ci sono i letti. Vedi che me lo ricordavo. Ecco fatto. Sì. Allora, controllo le camere perché ci dovrebbe essere qualcosa. Tenevano dei bambini in questo posto. Questo era il letto, non così, però questo era il cesso e il lavandino. Ok. Ok, non c'è niente. Qui c'è da muovere le mani, sicuro. Questo è uno specchio segreto. Dall'altra parte c'è la mia cella. Potevo vedere tutti i ragazzini qui fuori. Li chiamavo gridando per ore e loro mi hanno sempre ignorata. Con questo, via di qua. Destra, sinistra. Destra c'è più roba, ma a sinistra cosa c'è? Devo essere passata da qui quando sono evasa, ma non me lo ricordo. Che brutto posto. Ok, qui non c'è niente. Qui invece ci sono un po' di robe. Andiamo con ordine. Registrazione 1054, complesso di Teltin. L'ultima esecuzione di Pergnim non ha dato buoni risultati. I soggetti 1, 4 e 6 sono morti. Nessun cambiamento biotico tra i sopravvissuti. Abbiamo abbassato la temperatura del nucleo dei sopravvissuti, ma non si sono verificate reazioni biotiche vantaggiose. Come effetto collaterale, tutti i soggetti sono morti. In tal caso, non lo proveremo su Zero. Spero che la nostra scorta di cavie con potenziale biotico basti. Le stiamo esaurendo in fretta. La cosa non mi quadra. Facevano esperimenti su degli altri bambini per la mia sicurezza. Non biasimarti per ciò che hanno fatto agli altri. Non capisci, Shepard. Sono sopravvissuta a questo posto solo perché ero più forte degli altri. Ecco chi sono. Vai avanti, non arrenderti mai. Poi... potrebbe tornarci utile. Oh, che bello. Poi c'è le energetiche che servono. Sta andando tutto in pezzi. I soggetti sono scatenati e Zero è fuori controllo. Chiuderemo Teltin. Che disastro. Ci infiltreremo e ci appoggeremo al programma Ascension dell'Alleanza. Con un po' di fortuna quello... ma chi? Zero, aspetta! Shepard, hanno ricominciato da qualche altra parte. Ascension è un programma dell'Alleanza. È una scuola per bambini biotici. Là non torturano i bambini. Molto di tutto questo non è come ricordavo. C'erano parecchie cose in ballo. Ero stupida. Ora tengo gli occhi aperti e sparo sempre per prima. Ci stiamo avvicinando alla mia cella, il luogo da cui provengo. Continuiamo. Aia. Ehi, Aresh, sono Kurek. Sì, gli intrusi sono qui. Se li vuoi morti, dobbiamo parlare del compenso. Ci avevi promesso un sacco di materiale, ma questo posto è una discarica. D'accordo, li fermeremo. Poi verrò lì dentro e parleremo del materiale. Cosa ci fai qui? Prima ti ammazziamo, poi ne parliamo. Uccideteli, al mio ordine. Li voglio morti. Ci siamo!
Un incontro ravvicinato rimani salvato. Quello muore. Questa è la furia dei guerrieri. Deve averlo sentito. Cercate di travolgerli, siamo più numerosi e meglio armati. Io i poteri mi annienteranno. Morirai di sangue. Sogni d'oro. Porca troia, l'ho visto arrivare, eh. Nessuno può sfuggirmi. Ti lanciamo adesso, come un giocattolo. Adesso. Fuoco! Apri il fuoco. E uno è morto. Aia, arriva. Arriva. Questo dovrebbe abbattere. Stai per terra. Aspetta che ti raccolgo adesso. Sta arrivando un fuoco. Siete tutti inutili. Li ucciderò io stesso. Eccoti servito. Guarda, guarda, guarda. Attaccate o vi ucciderò. Tutti. Porco Giuda. Ora. Tutti insieme. All together. Nessuno può fermarmi. Miranda, tocca a te. In teoria. Ti schiaccerò. Che bello. L'unica stanza rimasta è la mia vecchia cella. Chiunque sia Aresh è lì dentro. Volevo comunque piazzare qui la bomba. Tanto vale farlo sul suo cadavere. Allora, do un'occhiata in giro e poi andiamo a piazzare la bomba. Un cacchio proprio. Proprio. Vieni fuori. Sappiamo che sei qui. Chi sei? Mi chiamo Aresh e questa è casa mia. Ti conosco, soggetto zero. Sono passati molti anni. Credevo di essere l'unico sopravvissuto. Mi chiamo Jack. Come diavolo fai a conoscermi? Conoscevamo tutti il tuo volto, Jack. Ci sottoponevamo a ogni sorta di orrore perché gli esperimenti non ti uccidessero. Tu eri la domanda e io sto ancora cercando la risposta. Sembra che tu non sia l'unica a essere stata attirata qui, Jack. Ho cercato di dimenticare tutto questo, ma un luogo del genere è lui a non dimenticarsi di te. Ti segue. Ho assunto questi mercenari e sono tornato quasi un anno solare fa. Lo stiamo ricostruendo, un pezzo dopo l'altro. Scoprirò cosa sapevano, come sbloccare il vero potenziale biotico negli umani. Riaprirò il complesso di Teltin. Sarà splendido. Io volevo un cratere nel terreno. Lui sta cercando di sfruttarlo per giustificare ciò che è successo. Faresti la stessa cosa degli altri bambini? Non ti avevano costretta? Alcuni venivano acquistati da famiglie povere sulla terra o rapiti dalle colonie. La maggior parte finiva qui nel mio stesso modo. Pirati Batarian. Ci hanno fatto cose davvero terribili. Devono aver avuto dei buoni motivi. Non esiste una ragione valida. Sei pazzo? L'hai visto anche tu? Questo luogo era una vera prigione. Come ne sei uscito? Abbiamo attaccato tutti insieme mentre ci portavano al laboratorio. Sarebbero riusciti a fermarci, ma poi Jack si è liberata. Quando sono rinvenuto era tutto finito. Le guardie, gli scienziati e i bambini erano morti. E tu eri scomparsa. Ho posto fine a tutto quanto. Forse gli altri non avevano una vita facile, ma quello che stai facendo è sbagliato. Tutto quello che abbiamo passato dovrà pure essere valso qualcosa. Possiamo far saltare in aria tutto, ma questo non lo cambierà. Cosa ne facciamo di un altro te? Semplice. Lasciatemi qui. Questo è il mio posto. Col cavolo.
Jack è intrappolato nel suo passato e tu devi staccarti dal tuo. Vuole riaprire questo posto. Deve morire. È pazzo e non riuscirà mai a riavviare questo posto. Devi lasciarlo perdere. Il tuo passato non deve controllarti. Al diavolo. Vattene da qui. Via! Non vale la pena di seguirlo. Niente la vale. Hai fatto la cosa giusta, Jack. Può darsi. Questa stanza è stata tutta la mia infanzia. Dammi un minuto per guardarmi in giro. Fai pure. Non è cambiato nulla, eppure è tutto diverso. Usavo questo tavolo per tutto quanto. Era come il mio migliore amico. Ci strisciavo sotto quando volevo piangere. Ero patetica. A volte sogno di essere di nuovo qui a farmi torturare. Mi legavo le lenzuola intorno ai polsi e cercavo di strapparle. Voglio smettere di tornare qui. Poi. Pensavo che quella stanza là fuori fosse il resto del mondo. Picchiavo e gridavo. Non è mai servito a niente. Serve mai a niente. Vedi questi segni sulla parete? Qui ho ucciso il mio primo uomo. Una delle guardie cercò di fermarmi. Invece sono io che ho fermato lui. D'accordo, basta nostalgia. Facciamo saltare in aria questo posto. Va bene. Penso io. Fai qualche foto. Toccami e ti spalmo su tutte le pareti, stronza! Ora basta. Smettetela tutte e due. La cheerleader è orgogliosa della merda che fa Cerberus. Orgogliosa. Non è colpa di Cerberus. Non proprio. Eri chiaramente un errore. Sono ordini di Shepard, non tuoi. Ti spalmo sulle pareti. Mi ringrazieranno tutti. La nostra missione è troppo importante perché i sentimenti personali interferiscano. Deve lasciarmi in pace. Sapete entrambe cosa ci aspetta. Risparmiate la vostra ira per i collettori. Posso mettere da parte le divergenze? Fino al termine della missione. Certo, farò la mia parte. Non vorrei mai vederla morire prima che io possa affettarla di persona. Andrà tutto bene tra voi? È una fortuna che tu sia arrivato al momento giusto. Finché farà il suo lavoro andrà tutto bene. Grazie, Shepard.